Ciao a tutti, oggi sono qua per consigliarvi 5 manga che mi sono piaciuti tantissimo e che vi straconsiglio se vi piace il genere shoujo. Ho intenzione di fare una serie di questi video in cui vi consiglio di volta in volta 4-5 titoli in base al genere di manga, quindi se vi interessa e incuriosisce questa idea mi raccomando fatemelo sapere qua sotto. Direi di partire subito con il primo manga in assoluto che sono andata a comprare in fumetteria e il primissimo che ho letto anche, ovvero Host Club di Biscuatori. In Italia questo manga è edito da Planet Manga. Il prezzo non so se è rimasto lo stesso perché negli anni sono un pochettino aumentati, comunque io l'avevo pagato 5,90€ e la serie è composta da 18 volumi. Questa storia segue le vicende di Arui, una ragazza molto intelligente e molto studiosa, ma che trascura molto il suo aspetto. È stata presa in una scuola molto prestigiosa che è generalmente frequentata da gente molto benestante e quindi spicca particolarmente perché è appunto un aspetto molto trasandato, tra l'altro ha i capelli molto corti, quindi sembra quasi un maschio. E un giorno, mentre cerca un luogo tranquillo in cui studiare, si imbatte nello club, ovvero un club formato da soli ragazzi molto belli, molto attraenti, che vengono pagati nel loro tempo libero per intrattenere le clienti, quindi si comportano da gentiluomini, le servono, flirtano con loro e ignara di questo fa cadere un vaso che vale tantissimi soldi, ovviamente non può ripagarli e non sapendo loro che Arui è una ragazza l'assumono nel club, ma presto si rendono conto appunto che non è un ragazzo ma una ragazza. È un manga che gioca tantissimo sulle ambiguità, sui fraintendimenti, cosa che capita spesso negli shoujo, ma in questo in particolare è ben riuscito secondo me in tanti aspetti diversi e soprattutto è molto divertente. Se state cercando qualche cosa che vi tiri sul morale, Host Club assolutamente. È uno dei miei preferiti anche perché sa essere dolce e tenero, sa parlare di amore per la prima volta, amicizia, fratellanza, senso di identità, appartenenza, in una maniera allo stesso tempo profonda ma un pochettino anche giocosa. Una cosa che mi ha colpito da subito e che mi è piaciuta particolarmente in questa storia sono i personaggi, perché oltre alla protagonista femminile ci sono tanti personaggi maschili completamente diversi fra di loro, ognuno è caratterizzato in maniera diversa, non solo dall'aspetto ma proprio dal carattere che traspare nelle piccole cose che fanno, ed è una cosa secondo me molto bella. Ci sono quindi tanti personaggi diversi in cui è possibile relazionarsi o meno, ed è bello vedere come interagiscono con loro, come evolvono i rapporti fra di loro e verso Arui e quello che combineranno poi all'interno del liceo. Un altro dei primissimi manga che ho letto che mi è piaciuto tanto e che secondo me può essere adatto benissimo anche a un pubblico magari più giovane, tipo elementari, medie, è assolutamente Shugo Chara delle Peach Pit. Questo manga è edito da Star Comics al prezzo di 4,20€ e la collana è composta da 11 volumi. Shugo Chara ha per protagonista Amo Inamori, una ragazza delle elementari che fatica a relazionarsi con i suoi compagni. Vorrebbe sempre riuscire ad esprimere quello che è e finisce sempre con il tenersi tutto dentro, è molto timida e quindi un giorno esprime, diciamo, il desiderio di riuscire ad aprirsi agli altri, di riuscire ad esprimere se stessa, e a suo risveglio trova 3 uova. Da queste 3 uova usciranno gli Shugo Chara, ovvero 3 piccoli personaggini magici che rappresentano in un certo senso 3 aspetti diversi della personalità di Amu. E con queste uova Amu potrà anche trasformarsi e diventare, a seconda del tipo di uovo, la persona appunto che desidera. È un manga secondo me molto carino, nonostante i personaggi siano ambientati alle elementari e per me sia un po' difficile relazionarmi con quel mondo, mi è piaciuto tantissimo e ho divorato questa serie da quanto mi è piaciuta, un po' perché ha questo tocco magico, la trasformazione che mi ricorda tantissimo un po' Sailor Moon per intenderci, però è molto carino e puccioso. Ovviamente Amu non sarà da sola durante questo percorso di crescita, perché infatti attraverso gli Shugo Chara incontrerà e conoscerà nuove persone che come lei hanno magari difficoltà ad esprimere alcuni aspetti del loro carattere che però gli appartengono profondamente, e infatti gli Shugo Chara sono una sorta di guardiani delle emozioni, una cosa che ho trovato molto bella e molto interessante appunto perché è rivolta a un pubblico molto giovane.
Penso che sia un fumetto in cui è facilissimo rivedersi perché tutti siamo andati a scuola, tutti magari abbiamo avuto delle difficoltà a fare amicizie, ad esprimerci o semplicemente capire chi siamo, cosa ci piace, cosa non ci piace, trovare di nuovo la nostra identità. E questo manga lo fa in maniera molto tenera e dolce perché anche il semplice fatto di creare gli Shugo-chara, questi personaggi in miniatura che rappresentano invece una persona reale, l'ho trovata una cosa molto carina e simpatica. Poi durante le trasformazioni hanno tanti abiti diversi, dei look veramente favolosi. Io infatti ho fatto anche il cosplay di Amu in una delle sue varie trasformazioni. In generale c'è molta cura nel look dei personaggi, in particolare di Amu, che vediamo sperimentare stili diversi, indossare sempre capi d'abbigliamento particolari. L'ho trovata una cosa veramente molto interessante. Unire poi la vita quotidiana, i problemi di tutti i giorni, la vita a scuola, con invece un mondo totalmente nuovo, magico, in cui ci sono dei problemi, tra virgolette, superiori, è una cosa che a me affascina sempre. Un altro manga sempre molto kawaii, che tratta tematiche importanti, però secondo me in maniera un pochettino più diretta, è Devil Love Song di Miyoshi Tomori. Questo manga è edito dalla Flashbook al prezzo di 5,90€ e la serie è composta da 13 volumi in totale. La protagonista della storia è Maria Kawai, una ragazza che si è appena trasferita in un nuovo liceo perché è stata espulsa dal collegio femminile che frequentava. Questo solleva subito un sacco di chiacchiere, di gossip attorno a questa ragazza perché si dice che abbia aggredito un insegnante. Viene quindi presa subito di mira, viene emarginata, subisce degli atti di bullismo, in particolare dalle ragazze della sua classe, perché è una ragazza molto bella che desta molta curiosità nei ragazzi e inoltre proviene appunto da un collegio femminile molto prestigioso, quindi ha anche un'aura, diciamo, molto raffinata. Inoltre il problema di Maria è che nonostante lei sia una ragazza tenera, a cui piacciono le cose carine, dà la parvenza di essere invece una ragazza dura, menefreghista e spietata, semplicemente perché dice direttamente quello che pensa senza filtri e nonostante si sforzi di fare facce carine non le riesce mai, tutte le volte ottiene l'effetto opposto. È un personaggio in cui io mi sono rivista tanto e mi rivedo tantissimo tutt'oggi, perché esprimere se stessi è veramente molto difficoltoso, soprattutto in un ambiente come la scuola che spesso può essere ostile. Poi uno dei temi principali di questo fumetto è appunto il bullismo, che non dico venga trattato in maniera cruda, però è abbastanza forte secondo me in questo manga, assieme a tante altre tematiche che si andranno poi a sommare, come soprattutto quello dell'amicizia, dei traumi e del primo amore. I disegni sono fra i miei preferiti in assoluto, perché nonostante siano abbastanza morbide le linee e i personaggi siano disegnati in maniera molto carina, sanno essere anche molto spigolosi. Maria in particolare è bellissima, cioè basta vedere la copertina di questo fumetto, Maria è bellissima, ha degli occhi fantastici, però allo stesso tempo ha quest'area un po' da dura, un po' spigolosa, che secondo me la rende veramente molto interessante e a 360 gradi, perché non è una persona che è solo in un modo, ha tanti aspetti diversi del suo carattere che non riesce però a mettere assieme. Nonostante a me sia piaciuto molto l'intrigo amoroso all'interno di questo manga, penso che passi leggermente in secondo piano rispetto a tutto il resto che c'è attorno, a tutte le altre tematiche che vengono affrontate. È uno dei manga che più mi è rimasto impresso, qui a volte mi capita di ripensare e che vorrei rileggere tipo ora. Manga che alcune volte mi avete sentito citare qua sul canale è A un passo da te di Yusaki Saka. Questo manga è edito sempre dalla Planet al prezzo di 4,50€ e se non sbaglio la serie è composta da 13 volumi. Questo è uno dei miei manga preferiti perché riesce a fondere bene insieme quella che è una storia carina, tenera, d'amore che magari tutti noi sogniamo, a una storia invece vera e reale. È un fumetto che a me è parso molto verosimile, sia per la costruzione dei personaggi che per le tematiche trattate, nonostante sia sempre un manga che parla di vita quotidiana, scuola, primo amore e amicizia. La storia inizia con la nostra protagonista da bambina, Futaba, una ragazza che odiava nella maniera più assoluta i ragazzi perché li vedeva sempre come degli esseri sporchi, turbolenti, un pochettino violenti e
maleducati nei confronti delle ragazze, però ce n'è uno invece che spunta particolarmente alla sua attenzione perché sembra invece più delicato e sembra avere più cura nei suoi riguardi. Si innamora quindi di questo ragazzo, ma all'improvviso sparisce, non viene più a scuola, si trasferisce in un'altra città, quindi lei perde completamente le tracce di questo ragazzo. E quando è al liceo, Futaba si comporta in maniera totalmente opposta a quella che era da bambina, perché nel tempo ha avuto delle brutte esperienze con le compagne di classe, ha tirato le invidie delle altre ragazze e quindi cerca di rendersi sempre il meno attraente possibile, cerca sempre di comportarsi in una maniera che non le appartiene, solo per avere delle amicizie che in realtà sono abbastanza superficiali. E proprio al liceo rincontrerà questo ragazzo di cui era innamorata, ma presto si accorgerà che è una persona totalmente diversa da quella che era. Entrambi i protagonisti di questa storia si comportano in una maniera che non appartiene totalmente a loro, ma quello che sottolinea il manga è che comunque le esperienze, il tempo ci segna, ci forma e può anche cambiarci, non sempre in meglio, questo è vero, però a volte ci sono dei meccanismi di difesa, ci comportiamo in un certo modo per difenderci dagli altri, da noi stessi, per non venire feriti, ed è una cosa assolutamente umana che capita veramente a tutti e che ho apprezzato particolarmente in questo fumetto. Anche in questo caso trovo che i disegni siano veramente bellissimi, sono abbastanza morbide le linee, i visi sono un po' tondi, così come gli occhi, e i personaggi maschili spesso sono molto belli, quasi quanto le ragazze, però questo non toglie nulla al loro fascino, che traspare più che altro dal loro carattere. E infine ho tenuto per ultimo uno dei miei manga preferiti di sempre, di cui vi ho già parlato in diverse occasioni qua sul canale, quindi cercherò di non ammorbarvi troppo, però ci tenevo a inserirlo perché è un fumetto che merita tantissimo di essere letto, perché ti lascia qualcosa, ti emoziona veramente tanto, ovvero Orange di Chico Takano. Questo fumetto in Italia è edito dalla Flashbook al prezzo di 6,90€ ed è composta la serie da 5 volumi, quindi è un ottimo fumetto anche per iniziare. Se non avete mai letto un manga, 5 volumi sono un niente in una serie, spesso e volentieri ci sono una ventina di volumi, quindi questo è assolutamente un titolo perfetto per iniziare ad approcciarvi a questo mondo. La storia parla di una liceale, Nao, che un giorno riceve una lettera dalla se stessa del futuro, e in questa lettera c'è scritto di stare particolarmente accanto ad un nuovo compagno di classe che arriverà perché questo si toglierà la vita. È una cosa che tormenta tanto la Nao del futuro, uno dei suoi più grandi rimpianti, e quindi cerca di convincere la Nao del presente ad agire, a stare vicino a questo ragazzo, di sostenerlo e soprattutto di non trattenersi ma di esprimere i suoi sentimenti, perché Nao è una ragazza un pochettino timida e riservata. Nonostante sia uno shoujo abbastanza classico per quanto riguarda le ambientazioni e la storia d'amore, lo trovo diverso da tutti gli altri proprio perché parla di morte, di suicidio, di problemi familiari, di alienazione, di staccamento dagli altri, volersi fare del male, volersi punire in una maniera non cruda, non violenta, però allo stesso tempo secondo me molto toccante. È un fumetto che mi ha fatto piangere praticamente ad ogni volume, l'ho trovato molto potente a livello emotivo. Nao è uno dei miei personaggi femminili preferiti di sempre perché la trovo veramente fantastica all'interno di questo manga. Riesce a reagire e a superare gli ostacoli, le difficoltà, non sempre in maniera perfetta, però ci prova. Cerca di combattere contro i propri limiti, contro se stessa, per il bene di un'altra persona. La difficoltà nell'esprimere le proprie emozioni ricorre in tanti shoujo, questo perché penso sia una caratteristica della società giapponese, però in questo manga in particolare l'ho trovato molto interessante perché Nao non è da sola, non è l'unica a voler che viva Kakeru, questo nuovo compagno di scuola, non è l'unica che vuole lottare e cambiare le cose, ma ci sono anche altri personaggi, i suoi amici, che sono uniti appunto da questo sentimento forte di affetto. Una cosa che mi è piaciuta veramente tantissimo, si sostengono, si aiutano, ma allo stesso tempo cercano di criticarsi tra virgolette per il bene dell'altro, lavorano assieme, c'è un grandissimo lavoro di squadra e nonostante la protagonista sia solo Nao, secondo me sono tutti protagonisti di questa storia. È anche molto toccante vedere e scoprire pian piano la storia di Kakeru, questo nuovo compagno di scuola che
un passato veramente molto difficile e che anche nell'arco del suo periodo a scuola, del liceo, deve far fronte a delle situazioni molto impegnative che lo destabilizzano tantissimo a livello emotivo, ma soprattutto psicologico, ed è da lì che inizierà a pensare se valga o meno la pena di vivere. I disegni personalmente mi piacciono molto, li trovo abbastanza semplici, lavorati particolarmente magari soltanto nel viso dei personaggi, però penso che si adattino bene a questo tipo di storia, che non si basa sull'estetica, sull'esteriorità, sulla superficialità, ma è un fumetto profondamente interiore, intenso ed emotivo, che quindi si basa e si fonda principalmente sulle emozioni e sulla psicologia dei personaggi. Questi sono quindi 5 shoujo che vi consiglio di leggere se vi piace particolarmente questo genere, se volete approcciarvi al mondo dei manga o se semplicemente state cercando qualcosa di nuovo da leggere. Sono fra i miei preferiti, quindi non posso che consigliarveli. Spero inoltre che questa tipologia di video possa esservi utile, di ispirazione, che l'idea di creare una serie di video di questo genere vi possa interessare. Magari fatemi sapere la vostra qua sotto nei commenti. Spero di nuovo che il video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!